Archangel? Shepard. Credevo fossi morto. Garrus, cosa ci fai qui? Mi tengo in forma, un po' di tiro al bersaglio. Stai bene? Sono stato meglio, ma è bello vedere un volto amico. Uccidere mercenari è un lavoraccio, soprattutto perché devo farlo da solo. Cosa ci fai qui su Omega? Non ne potevo più della burocrazia della cittadella. Ho pensato che in proprio avrei potuto fare di più. Almeno qui è facile trovare i criminali. Basta puntare la pistola e sparare. Come sei riuscito a far incazzare tutte le principali organizzazioni di mercenari nei sistemi Terminus? Non è stato facile, ci ho lavorato sodo. Mi sorprende che si siano coalizzati per combattermi. Devono odiarmi davvero tanto. Da quando hai iniziato a farti chiamare Archangel? È un soprannome che mi hanno appioppato quelli del posto, per tutte le mie buone azioni. Non mi dispiace, ma per favore, tu chiamami Garrus. A proposito, lo sai di avermi colpito un paio di volte? Erano solo colpi stordenti, niente di pericoloso. Non volevo che i mercenari si insospettissero. Già. Se avessi voluto fare di più che abbattere i tuoi scudi, l'avrei fatto. E poi tu te la stavi prendendo comoda. Volevo che ti dessi una mossa. Siamo arrivati fin qui, ma non credo che uscire sarà altrettanto facile. No, infatti, quel ponte mi ha salvato la vita. È stato un imbuto per tutti quegli idioti. Ma è un'arma a doppio taglio. Ci massacreranno se tentiamo di uscire da quella parte. Aspettare non mi sembra una buona idea. Altri suggerimenti? Questo posto li ha trattenuti finora, e con voi tre... Suggerisco di mantenere questa posizione, attendere un varco nelle loro difese e giocarci il tutto per tutto. Non è un piano perfetto, ma è già qualcosa. Come sei finito in questa posizione? Mi sono lasciato sopraffare dai sentimenti, una lunga storia. Facciamo un patto. Tirami fuori da qui vivo e ti racconterò tutto. Se combattiamo come una squadra, riusciremo a trattenerli. Hai ragione. La loro superiorità numerica non gli servirà a niente qui dentro. Vediamo cosa hanno in mente. Sembra che sappiano del fallimento della loro squadra di infiltrazione. Dai un'occhiata, ricognitori. Credo siano degli Eclipse. Non sembrano semplici ricognitori. Già, faremmo meglio a tenerci pronti. Io resterò quassù. Da qui posso fare molti più danni. Tu fai quello che ti riesce meglio. Come ai vecchi tempi, Shepard. Facciamo vedere a questi bastardi di cosa siamo. Deve averlo sentito. Attenzione. Avanzamento delle forze nemiche. Colpo. Perdite tra le forze alleate. Line. Qualcuno ne vuole ancora? Questo li stenderà. Uno a terra. I mercenari degli Eclipse sono entrati nella base. Oh.
bestia! Questo fucile. Mi metto al riparo. Mercenari degli Eclipse sulle scale posteriori. Avrebbe bruciato. Forza. Se vuoi qualcosa fatto bene. Bene, vediamo come te la cavi con questa, Archangel. Via! Online! Stanno inviando i mech pesanti. Il problema dovrebbe risolversi da solo. Siamo stati individuati! Richiesta valutazione della minaccia. Colpo stordante in arrivo. Utilizzo tecnologia inceneritrice. Ho perso il contatto! Restate a terra! Saltare in eccellente aria. Puntamento. Nessun problema. Utilizza inceneritrice. Colpo stordante in arrivo! Sembra che non ce ne siano altri. Vieni da me prima che si raggruppino. Sei in forma, Shepard. Mi hanno appena sfiorato. E siamo riusciti a prendere Geralt. Sono mesi che do la caccia a quel bastardo. Perché lo inseguivi? Ha trasportato Eso Corrotto sopra tutto lo spazio della cittadella. La metà dei beni che ho recuperato dall'SSC proveniva dalla sua squadra qui su Omega. Tempo fa ho fermato una grossa spedizione e ho ucciso il suo tenente. Dopo quella volta non mi sorprende che abbia deciso di lavorare con gli altri mercenari. Ci restano ancora il branco sanguinario e il sole blu. Credi che avremo un po' di tregua? Può darsi. Vediamo cosa hanno in mente. Hanno rinforzato l'altro lato pesantemente, ma non hanno ancora attraversato il ponte. Cosa stanno aspettando? Sembra problematico. Dannazione. Hanno fatto breccia nel livello inferiore. Beh, alla fine hanno dovuto usare il cervello. Sarà meglio che tu vada laggiù, Shepard. Io terrò sgombro il ponte. Dividiamoci a metà. Teniamo qui uno della mia squadra. Sei sicuro? Non sappiamo cosa potresti trovare là sotto. Zaid, resta con Garrus. Tienilo in vita. Ricevuto. Grazie, Shepard. Ora faresti meglio ad andare. Come arrivo nel seminterrato?
Scendi di un livello. La porta del seminterrato è sul lato destro della stanza principale, dietro le scale. Ti invierò le indicazioni via radio se ti serve aiuto. Ma dovrai scendere in fretta. Buona fo... sottovento. Diretto a organi. Ecco che arrivano. Non sono molti, per ora. C'è un terminale vicino ai portelloni. L'ho ucciso. Avvio sequenza di spegnimento. Sarà cinesca. Siamo sotto attacco, Shepard. È tempo di aprire quelle dannate porte. Questo sarà utile. Massimo! Arrivano. Combattimento ravvicinato. Problema... neutralizzato. Dovrebbe bruciare qualsiasi corazza.
Certamente. Avvio sequenza di spegnimento. Presto, vi servirà una mano. Cominciano a farsi più aggressivi. Questo sarà utile. Avvio sequenza di spegnimento. Saracinesca bloccata. Torna qui, Shepard. Stanno entrando dalle porte. Facciamoli a pezzi! Coprimi le spalle. Penso io, Dark Angel. Nemici in arrivo. Preparatevi allo scontro ravvicinato. Utilizzo tecnologia inceneritrice. Krogan in carica! Prossimo! Non difficile! Karma mi ha bloccato! Prestate a terra! Bisogno di una mano, Shepard! Dove andrò? Grazie, Shepard. Non mi hanno fatto niente. E così abbiamo eliminato Garm e il suo branco sanguinario. La giornata migliora a vista d'occhio. Era proprio un bastardo tenace. Hai già combattuto contro di lui? Sì, ci siamo già scontrati una volta. L'avevo sorpreso da solo, senza la sua banda ad aiutarlo. Ma non sono comunque riuscito ad ucciderlo. Non ho mai visto un Krogan con una rigenerazione così rapida. È uno scherzo della natura. Continuava a rigenerarsi, finché non sono arrivati i suoi Vorcia. Mancava poco, ma ho dovuto lasciarlo andare. Ma questa volta no. Restano soltanto i Sole Blu. Io dico di rischiare e aprirci la strada con la forza. Credo tu abbia ragione. Tarak avrà anche gli uomini più forti, ma niente che non abbiamo già fatto. Inoltre non si aspetterà un nostro attacco diretto. Attenzione! Dannazione, pensavo di averlo già eliminato. L'hanno riparata, ma non completamente. Me ne sono assicurato. Stanno scaricando le truppe. Guardati le spalle, Shepard. Ah,
fatto in arrivo! Garrus, ti tireremo fuori da qui, Garrus. Tieni duro. Chiama Joker, assicurati che siano pronti per noi. Non ce la farà. Comandante, abbiamo fatto il possibile per Garrus, ma ha subito un brutto colpo. I medici hanno compensato con procedure chirurgiche e impianti cibernetici. Dovrebbe recuperare le piene funzionalità, ma... Shepard? Quello è un osso duro. Non credevo potesse alzarsi così presto. Nessuno vuole darmi uno specchio. Miranda ha parlato solo di una cicatrice. Quanto è brutto. Diamine, Garrus, sei sempre stato brutto. Mettici un po' di trucco e nessuno lo noterà. Non farmi ridere, maledizione. La mia faccia sta insieme a fatica. Probabilmente è meglio così. Le donne ti ignoravano sempre e venivano da me. È tempo di gareggiare alla pari. Francamente sono più preoccupato per te. Cerberus, Shepard, ricordi gli esperimenti immorali che conducevano? È per questo che sono felice che tu sia qui, Garrus. Se dovrò gettarmi nel caos, voglio qualcuno di fidato al mio fianco. Ti rendi conto che questo implica che anch'io verrò scagliato nel caos? Proprio come ai vecchi tempi. Quando avrai bisogno di me, sarò pronto a riprendere il servizio, Shepard. Mi sistemerò e vedrò cosa posso fare con le batterie principali.
Shepard, come posso aiutare? Hai un minuto per me? Sì, molto volentieri. Prima parlato di lavoro. Periodo con squadra operazioni speciali. Studiavo genofagia. Forse non interamente sincero. Omissione. E forse altre menzogne. Ma chiarimento necessario. Missione troppo importante per avere segreti. Lavoro su genofagia molto più di semplice studio. Immaginavo che non mi avessi detto tutto. Scusa, informazioni riservate. Ma tu meritato storia completa. Devi conoscermi, sapere cosa posso fare, cosa ho fatto. Non mentivo del tutto. Inizialmente fatto solo ricognizione, poi scoperto dati. Preoccupanti. Popolazione Krogan cresceva più rapidamente di quanto previsto. Krogan si adattavano a genofagia, malattia in recessione. I Krogan si sono semplicemente evoluti o i loro scienziati hanno trovato una cura? Scienziati Krogan? Ah, mai incontrato uno degno di tale nome. No, evoluzione naturale. Fisiologia Krogan estremamente affidabile. Surplus di organi, sistemi ausiliari, rigenerazione cellulare. Genofagia come qualsiasi altro ostacolo naturale, superato da evoluzione. Cosa ha fatto la tua squadra quando ha scoperto che i Krogan stavano sconfiggendo la genofagia? Condotto personalmente squadra scientifica. Genetisti, chimici, sociologi, matematici. Creato nuova versione di genofagia. Rilasciata su Tuchanka e altre aree Krogan. Ristabilizzato popolazione Krogan. Non hai mai considerato delle alternative? Centinaia, migliaia. Genofagia modificata ha offerto esito migliore. Stabilizzato popolazione. Evitato scandalo che avrebbe scatenato ira Krogan. Scongiurato potenziale genocidio. Guerra devastante. Soluzione migliore per Galassia, Krogan inclusi. Come avete diffuso la genofagia modificata? Operazioni segrete, ospedali, centri clan, scorte d'acqua. Molto difficile. Pochi Salarian su Tuchanka. Squadra scoperta diverse volte, liberata con forza, arduo. Meglio quando cose andate come previsto. Come funziona la genofagia modificata? Evoluzione Krogan inserito codice genetico fasullo in siti d'attacco di genofagia. Modifica ha creato altre aree per attirare codice genetico fasullo. Lasciato siti puliti, operativi, ottimi risultati. Immagino tu l'abbia raccontato a ben poche persone, Mordin. Grazie per avermelo detto. Volevo sapessi che sono pronto a tutto, se necessario. Devo riprendere lavoro. A presto. Magari durante prossima elaborazione e analisi tessuti. Ottima per tempo libero. Shepard, come posso aiutare? Hai un minuto per me? Non ora. Forse capito interesse collettori inumani. Aspetta. No, solo un cuore. Krogan ne hanno due. Errore mio. C'è altro? Ti lascio lavorare. Sono qui in caso di bisogno. Comandante, posso aiutarti in qualche modo? Mi interessa più parlare un po' con te. Come vuoi, comandante. Cerberus ha i gradi, ma non è l'alleanza. Non ci sono regole sulla fraternizzazione. La nave è tua. Se vuoi fare amicizia con tutti, affari tuoi. Rilassati, Jacob. Voglio solo sapere cosa pensi. Se l'avesse detto un altro, avrei lasciato stare. La gente di Cerberus cerca di imitare l'uomo misterioso, nascondendosi dietro a un sorriso. Ma tu... mi piace ciò che ho visto. Ti darò una possibilità. Cosa vuoi sapere? Hai qualcuno che ti aspetta a casa? Figlio unico e nessuna famiglia allargata. Non ho mai messo su famiglia. Non mi sembrava giusto, visto il mio lavoro. Non si può perdere ciò che non si ha mai avuto. So che tu e Miranda lavoravate insieme. Ho come l'impressione che ci sia stato dell'altro. Ci è mancato poco, ma poi ci siamo separati. Il resto non sono affari tuoi, comandante. Lasciamo perdere.
Confido che manterrai le cose su un piano professionale, Jacob. Grazie. È questo che odiavo dell'Alleanza. Non lasciavano mai che le persone si occupassero dei propri problemi. Cerberus non è migliore. Ti spiano costantemente, ma fanno più sforzi per nasconderlo. Quando avremo finito, avranno molto da vedere. Senza dubbio. Saremo nel bel mezzo di qualunque cosa ci attenda. Ad ogni modo, devo tornare ai preparativi. È stato un piacere parlarti, Shepard. Dovremmo rifarlo. Come sta il nostro recente acquisto, Turian? Le sue ferite sembrano dolorose. È un soldato. Ci vorrà ben altro per fermarlo. C'è qualcosa in lui. Mi viene voglia di stringerlo a me e sussurrargli: andrà tutto bene. Anch'io ne ho passate tante, Kelly. La tua terapia sarebbe proprio perfetta ora. Un giorno dovremo trovare il tempo di parlare un po'. C'è altro, comandante? C'è qualcosa che dovrei sapere? Ha dei messaggi non letti nel suo terminale privato. C'è altro, comandante? Hai un momento per parlare? Ho sempre tempo per lei, comandante. Devo andare. Ok, parleremo un'altra volta. Hadley, ho sentito di Ferris Fields. Notizie su tuo fratello? È sparito. Sono tutti spariti. Ma li salveremo. Shepard e Lawson sono già al lavoro. Riporteremo indietro tuo fratello e ci assicureremo che i collettori paghino per averlo rapito. Ehi, comandante! Garrus è di nuovo tra noi! Bene! È sempre stato il mio preferito, anche se a volte era troppo rigido. Come stiamo andando, secondo te? Beh, la Normandy non è al massimo delle capacità. Ci sono ancora cose che potremmo potenziare. Per quanto riguarda l'equipaggio, dovresti chiedere a... Che ne pensi delle persone che... Beh, Zaid ti somiglia. Ma lui si fa pagare. I soldi non sono miei, quindi per me va bene. Mordin si crede superiore a tutti, come se fosse laureato in tuttologia. È solo la mia opinione, però. Che resti fra noi. Qui va tutto bene, presumo. Andava bene prima che questo affare iniziasse a contestare ogni mia mossa. Non mi lascia passare niente. Lei ha falsificato deliberatamente i rapporti di manutenzione, signor Moreau. Non li ho falsificati, solo aggiustati. Arrotondo sempre i tempi necessari, così facciamo bella figura finendo prima.
Ida ha ragione, Joker. Lascia perdere. Cosa? Ma dai! Niente più giochetti, d'accordo? Ma che senso ha lavorare su una nave privata se non possiamo gonfiare i dati? Per ora è tutto. Ci vediamo, comandante.